professionale. Un momento. Cane rosso 1 a pilota di notte. Sono entrato, mi ascolti? Cane rosso 1 a pilota di notte. Sono entrato. Capitano, qualcuno trasmette dall'interno della base. Isola e disturba il segnale. Attiva il sistema di sicurezza. Allarme ultravioletto. Estraneo nella base. Attenzione, estraneo nella base. E così il gioco è fatto. Forze di Dredd. Non si sa. Hook, tu a livello 1. Tank, tu prendi il comando. Scout, se è Dredd, la base deve saltare. Capitano! Muoversi! Vai! Io ero entrato per chiedere un po' di sale. Bella giornata oggi, vero? Qui Power. L'ho preso. Perché perdere tempo a discutere, capitano? La base deve rimanere segreta, costi quello che costi. Dobbiamo ucciderlo. No, dobbiamo prima di tutto scoprire chi è e che cosa è venuto a fare qui. Grazie. Tanta gentilezza merita una risposta. Mi chiamo Andy Jackson. Io e il mio amico lottiamo contro Dredd e abbiamo sentito parlare di voi. Così mi sono detto, andiamo a vedere se sono disposti a unirsi a noi. A unirci a voi? Tank ha ragione. Uccidiamolo. Ben detto, ragazzo mio, ma non perdiamoci in chiacchiere. Il rispetto per la vita di cui si gloria il vostro capitano è noto a tutti. Non sarebbe capace di uccidermi a sangue freddo, come tu non saresti capace di volare. Sei troppo sicuro di te stesso. Venite, riuniamoci. Tu, Tank, tienilo d'occhio. Con piacere, capitano. All'inferno! E restaci a farti arrostire! Bastano questi campioni di non voce! Non chiamo nessuno! O lo stuzzichiamo ancora. Non è necessario. Va all'inferno e restaci a farti arrostire! A farti arrostire! Va all'inferno! Va! Sei in ascolto? Qui base, sei in ascolto? Rispondi! Sei in ascolto? Rispondi! Ho bisogno di aiuto. Devi tornare qui, subito. Localizza la trasmissione. Ora abbiamo una traccia. Si torna indietro. Preparatevi. Tu, non ti muovere. Power on. Tenete pronta la jump ship. Controllate i comandi. Vi prego, fatemi venire con voi. Quello non era il mio compagno. Voglio dire, era la sua voce, però non era Jim.
Lui non avrebbe mai rotto il silenzio radio e se avesse dovuto farlo avrebbe usato il nome in codice, ma non l'ha fatto. C'è sotto qualcosa. Pensane un'altra. Capitano, si fidi di me. Lo so, sono entrato qui di nascosto, ma c'era un valido motivo. Senta, durante le guerre, io e il mio amico eravamo nelle forze speciali. Da allora lottiamo contro Dredd a modo nostro. Poi un giorno abbiamo saputo della vostra esistenza e abbiamo pensato di unirci a voi. Così mi sono introdotto qui dentro per dimostrarvi ciò di cui siamo capaci. Senti, anche se volessimo crederci... Per tutti i diavoli è successo qualcosa al mio compagno, le sto dicendo. Forse gli hanno fatto del male, non lo so, ma devo scoprirlo e l'unico modo che avete per impedirmi di farlo è ammazzarmi. Vi avverto che se il mio amico viene ucciso perché io non ho potuto aiutarlo, mi vendicherò, anche se dovessi inseguirvi in capo al mondo. Che farebbe se fosse uno dei suoi uomini? Stabilisci il contatto, ma noi ascoltiamo. E se fai un solo passo falso... Chiamo 5-5, qual è la parola d'ordine? Non ho tempo di giocare. Hai raggiunto l'obiettivo? Affermativo. Allora torna immediatamente qui, sono nei guai. Passo e chiudo. Ok, andiamo. L'ho disarmato, signore. Del tuo corpo, organismo. Ti permetterò di vivere per il momento. Passo! Ah! Somministrategli cellule del sonno. Ci serve come esca per far cadere in trappola i suoi compagni. Misura precauzionale. Questa è una granata da polso telecomandata, vero? E scommetto che se provo a togliermela, faccio boom. Temo di sì. Ti giuro che mi piace meno che a te. Certo, però sarò io a saltare in aria. Jim! Lavora e chi dorme, eh? Questo dove sei, organismo? Ehi, salve, grazie del benvenuto. Tu sei entrato nella base di Power? In tutta sincerità, sì. Dovrebbero chiamare un arredatore. Con delle belle tendine quel posto ci guadagnerebbe. Rivelami la posizione della base di Power o te ne pentirai. Beh, sì, tutto sommato... credo di non avere alternative. Vero? Colpite! Scappa! Ti fa troppo caldo per i miei gusti. Su, andiamo. È meglio cambiare aria. Thank you.
braccio arrugginito. Un bel sorriso, su! La storia finora corrisponde. Ma anche se il fine giustifica i mezzi, non me la sento di approvare i tuoi metodi. Beh, posso capirla. Comunque deve ammettere che sono stato bravo a introdurmi nella sua base. Non trova, capitano? Sì, indubbiamente. Però non potrai unirti a noi. Nella squadra c'è posto solo per un altro. Ma per trovare quello giusto ci vuole del tempo. Molto tempo. La questione si fa spinosa a questo punto. Lei non può lasciare in giro uno che sa dov'è la vostra base. O almeno uno di cui non si fida. E allora? Come facciamo? L'hai detto tu stesso. Io mi onoro di rispettare la vita. Spero di non commettere un errore. Per il tuo bene. È solo un po' malconcio, fra una settimana starà bene. Jim, ringrazia l'universo almeno per questo. Io ho fatto quanto potevo, tempo e riposo faranno il resto. Ha finito di spiegare tutto? Sì, ha finito. È un tipo in gamba il suo capo. Forse può provare a chiedere a lui di spiegarle che cos'è l'amore, non crede? Buona fortuna. Penso che ci rivedremo. E presto. Sentito? Fra poco sarò di nuovo in forma. Andy! Ti può servire? Bene, Jim. Abbiamo superato l'esame. Capitan Power, mi sto avvicinando a Lord Red. Attento, capitano. Visibilità ridotta, attiva il radar. Attivato. Controllo livello energia. Controllo positivo. Abbiamo preso qualche colpo, ma l'energia è sempre al massimo. Sì, siamo a pieno regime. Coraggio, facciamo esplodere il nucleo.